Grasso! Figli della me, finalmente siamo tornati ad occuparci di cose che mi piace, Barlo, mi piace. Sì. Ogni tanto, non dite che non vi ascoltiamo mai, lo sappiamo. 22 Simba. Aspettavamo di smaltire le cose un po' più cicciotte come il disco di Dogo, Fast. Ci piacciono i soldi facili. Però, forse facile. Sì. In realtà tantissimi ragazzi lo sanno che ci scrivono in privato e io molte volte mi faccio proprio scrivere sulla mia, sul mio privato, perché? Perché mi consigliano i loro brani. Tantissimi ragazzi che mi hanno scritto anche sotto i nostri video: ascoltate 22 Simba, io non so neanche come si dice, 22 Simba se fosse plurale. Perché però non l'abbiamo mai ascoltato? Perché fondamentalmente magari ci ricordava un certo tipo di genere musicale che è un pochettino, però insomma è un periodo di magra, Barlo. Dei grandi artisti hanno paura di far uscire i dischi a i Dogo. I grandi artisti hanno paura degli emergenti, raga, perché gli emergenti c'hanno la fotta, sono giovani e hanno una fanbase sincera e non si comprano i numeri. Quindi, visto che ce lo consigliate, oggi siamo qui, abbiamo smaltito la roba vecchia. Vi ricordo il like che è gratis e un commento per supportare sia noi che 22 Simba. Anzi, scriveteci se si pronuncia in italiano o in inglese, tipo Simba. Andiamo a sentire, il pezzo si chiama Artista di strada, c'è anche il video e poi facciamo le nostre conclusioni. Allora, tu mi confermi che questo è l'ultimo uscito, vero? Perché so che è uscito un altro featuring assieme a qualcun altro, ma non ho approfondito. Non so, guardiamoci Artista di strada, che mi piace l'idea, che potrebbe essere anche plusvalente. Sì. Che potrebbe essere anche Vasco Rossi ha iniziato con la strada, a cantare come artista di strada. Sì. No? Quindi potrebbe avere una plusvalenza anche come concetto. E poi vediamo. Se mi hai detto ascoltati Simba e poi non mi piace, che è vero. Dove sta guardando la psicologa? Guarda, amico mio. Ascolta, ma perché la psicologa sta guardando nel vuoto mentre ti... Non ti sta ascoltando, ti sta truffando. Anche lei, incredibile. C'è un po' di riverbero questa psicologa. Ah, oh, di chi è il campione? Produzione Chris Nolan? Ma è bianco! Ma quanta gente c'è? Oh raga, organizzare così tanta gente che ti viene al video devi essere fortissimo, almeno nel con tuo solo partito. Due bocce di saronno, poi vuol dire che bevono un cazzo, un goccino a testa, un succhettino. No, ce n'è. Minchia Chris Nolan, no? Occhio, il testo raga, occhio al testo. È forte, voglio. Ma poi il coro hardcore è sotto anche il ritornello pulito. Cioè, senti che cazzo ha fatto Chris Nolan. E poi si sveglia. Ok, me ne vado. Non te lo conto davvero. Ho capito. Puoi dire il cazzo che vuoi. Non te lo conto. Chiedesse il conto. Dice, no, dai, sei svegliato. Non c'ho più questi soldi. Raga, oh, io pensavo 22 Simba che mi facesse, no, una trap, no, un po' generica. Non mi piaceva il nome. Ancora questo Re Leone. Maranzino, secondo me. E dice, cazzo, raga. C'è lo scream gridato, la fotta, le barre. Le barre ci sono. Poi c'è quella roba che abbiamo detto che tanti stanno riprendendo. Quelle barre vecchia scuola, old school, alla Beastie Boys. Però tutte drill. Andiamo a leggere il testo, perché tra l'altro è iniziato. La prima cosa che ha detto mi è rimasta la porta a vedere il tramonto su un candiere, esatto, mai finito. Esatto, da lì ho capito, occhio che c'è anche mezza politica qua dentro. Hai capito, figo. Politica sociale, prima che mi cagate il cazzo. Minchia, quanta roba ha scritto. No, ma era pieno di barre, non so se te ne... Era comunque 3 minuti. Quanta roba ha scritto? 3 minuti di canzone tutta tirata, eh? C'è un ragazzo che ha qualcosa da dire? In zona tutti urlano il nome come quello di tua... No, aspetta, in zona urlano il nome come quello di tua mamma. Sta merda e religione è uno scam. Quella cristiana.
No, aspetta, perché non puoi cominciare capo, così, ma è capo. Ma sì, no, fermo. Allora, aspetta. Perché forse ho letto male io. Questa è l'entrata del secolo. Sì, occhio, me la sto tatuando. Aspetta, me la sto tatuando. Ha un nome come quello di tua mamma. Già entri così e poi dici: sta a me è religione, ma è uno scam quella cristiana. Va bene, terzo arcade boy. Va benissimo, amico mio. 22. Quindi a letto sta con me a dire speranza. Ecco, questo non l'ho capito. No, quindi a letto sta con me. Ma quindi a letto? Io avevo capito qui in dialetto. No, quindi a letto, dicevo. Quindi a letto sta con me a dire speranza. 22, quindi 22 speriamo anni. Che ce li hai veramente il 22 o 22 centimetri. Sì. Nell'ombra di Milano, quindi penso alla periferia, l'Interland, sì. Fa più freddo che in montagna. L'ombra di Milano. Oppure wow. I palazzoni, sotto i palazzoni, nel quartiere, sotto però i palazzoni. Lui faceva CO, quindi penso che sia... Como. Può essere... Credo che l'ombra, penso che l'ombra di Milano sia l'Interland e non proprio Milano. Okay. E fa più freddo che in montagna all'ombra di Milano. Questo, bella, vediamo, occhio perché come immagine. Tu stavi fuori sede, io fuori fase, fuori casa. Volevo una fuoriserie, una nave e un fuoristrada. Molto bella anche questa cosa. Tu stavi fuori sede, sei uno studente fuori sede, quindi comunque di base qualche soldino per stare in giro ce l'hai. Io invece Insomma. No, io stavo fuori casa e fuori fase. È bella, non approvo tantissimo questo puntellito contro chi può studiare, però un po' me la anche sento. A casa tua, vi un siete diplomati tutti in adesso devi andare per forza al Politecnico da Reggio Calabria. Non piscia il Garibaldi. Io so che le fa troppo schifo. Credo che sia un locale con decessi griffato, non, molto non griffato invece secondo me il Garibaldi. O è in piazza Garibaldi? Al Garibaldi. La porto a vedere il tramonto in un cantiere mai finito. Figo. Questo è bello se parli di quartiere e di strada, sì. Appunto. Ti mi rovino l'appetito perché poi pippi e non sì, mangi. O bevi anche... No, se bevi poi invece hai più fame. Sì. Saltavo i pasti. Io so che c'è gente che... Ah no, mi rovino l'appetito perché saltavo i pasti. Come mo questi, dal solito posto, io sono ancora in giro. Salti i pasti come adesso questi. Questi altri ragazzi, certo. Io sono ancora in giro. È molto bella, raga. Sì. Molto bella, raga. È difficile da ascoltare, sì. Perché con l'urlato devi almeno ascoltare. Però è banger, era figo. Sì. La penna mi scrive di pancia, pallottole in bilo. So sorridere anche allo sbirro. Controllo emotivo. Ho un difetto effettivo. È bellissima. Controllo emotivo. Mo l'amore mio aspetta il definitivo. Sì, credevo in Dio. Punto che crescendo nel vero brio, non credo più in Dio. Madonna, bello. Wow. Dio come rima, sti cazzi. Perché comunque il concetto è molto figo. Flacco mi stava dicendo che appunto i miracoli qui mica esistono. Amici di Crio, mi seppellivo. Adesso con il cazzo che mi seppelliscono. Anni di Crio. Quindi il freddo. Sì, Crio, mi seppellivo adesso col cazzo che mi seppelliscono. Ho perso una, due, poi tre. Poi dopo ho capito che non ho perso un Cristo. Ma scusa, ma parla veramente così tanto di spiritualità? Eh sì, o comunque di disillusione verso il Vaticano. Ho fatto un'estate a sciacquare con le lacrime. Oppure speranza, perché possiamo anche sì. Sostituire la questione della spiritualità, uh-huh. Appunto del Vaticano con il cristianesimo. Con la magari speranza. Dici ho perso tanti amici, tante persone, poi ho capito che non ho perso un cazzo, perché tanto non valevano nulla. Dici che Cristo venga utilizzato così come sì, slang. Sì, ho perso un Cristo. Okay. Ho fatto l'estate a sciacquarmi con le lacrime. Sognavo il mio nome su una lapide. Adesso che ho un cimitero sotto casa per ogni bastardo che ho dovuto abbattere. Allora, wow. Questa è molto carina. Wow. No, tutto bello finora. In zona non ho detto mamma, sta merda religione era uno scam quella che sia. Quella è fighissima come bridge. Sì, e poi c'è il ritornello. E poi attico. Non voglio ogni attivo. Cosa vuol dire non voglio ogni attivo? Quella è una cosa sua di slang suo che o forse stia intendendo attivo il saldo. Esatto, un vuole anche un po' di nero. Affitto. Ah, vuol boh. Dire che non voglio avere un affitto. Se voglio comprarlo. O un mutuo. Oppure sto dicendo una cazzata. Oppure che uno slang essere. Suo. Applico, ce li ho tutti pronti al mio franco. Al mio fianco. Voleva ingabularmi il diavolo. Ingabularmi le gabole. Ma io non volevo infibularti perché. Festeggerò anche l'onomastico della serie. Ogni scusa è buona poi per festeggiare. Chi cazzo festeggia l'onomastico? Esatto. Buon San Daniele, t'ho un prosciutto. Ma magari. Festeggerò. Mi ha spezzato il cuore, ma non l'animo. Wow, bravo, bravo. Mi cullano i vizi, ma il naso di un bambino, quindi pulito. Non pippo, wow. Non mi fotte il mondo col wow, cazzo. Però proprio. Perdonami, ci possiamo soffermare su mi cullano i vizi ma il naso di un bambino, che è un'immagine sì. Bellissima. Perché lui la bamba se la spara direttamente in vena no, nel collo. No, perché gli cola il naso giustamente. Non mi fotte il mondo, di merda. Ma col cazzo proprio che mi fa. Sei di razza ma vivi col collare. Questa era bella, eh. Mettiti in stanza, solo spicci in casa, ci tocca collare, Tasca. Dobbiamo colmare. Il barbone si vuole accollare, accanito, non sa che ho la sua stessa fame.
Allora, questa è la classica cosa di quando tu esci e sei messo peggio di quello che ti chiede i soldi. Hai appena rubato, magari, non so, del sugo al supermercato, guarda, i soldi, ci voglio. Ma veramente a me. E poi una cosa, signora dell'INPS, se io mi potevo stampare i soldi falsi, non venivo a fare la spesa all'INPS. È inutile che controlli quando ti do i 20 euro. Infatti, guagliù, allora, signora. Se vengo lì è perché sono povero, secondo me i soldi falsi vengo lì. Quali vestiti bene? Quelli che ti fottono, quelli che sono messi in merda, hanno paura anche di quando esci dal metal detector, perché pensano che se suona, minchia, ti fanno una perquisa. Spero che nonna mi veda sfondare e mi veda alzare. Amen. Che va anche un po' in controtendenza con la religione cristiana. Stavo prima pensando anch'io questa era cosa, bella. Molto bella. Questo è un amen, no, Gesù. Il culto dei morti, come gli antichi pagani insubri e romani. E ti apro un altro punto di vista. La spiritualità che viene utilizzata all'inizio del testo, che quasi è una denuncia sociale, viene alla chiesa allontanata questo tipo di spiritualità, perché non credo più in questo. E poi viene comunque utilizzato un termine che viene utilizzato nella spiritualità. Non lo so se l'ha fatto apposta, ma sicuro deve essere stato un cerchio. Racket, la provincia brilla e danza, ma non sa ballare il valzer. Bellissimo. Della serie brilla e danza, ma non è il valzer, che è una roba per sure, o comunque una roba. Del tuo mondo ti sono distante. Ti fa un uomo solo le disgrazie. Wow. Sì. Da regionale devi ragionare. Ho razionato, sono stato razionale. Da reietto sarò benestante senza mai odiare. Allora, parliamo tanto di Kid Yugi, che utilizza dei termini molto ricercati. O comunque che ha una scrittura che già si alza verso dal livello terza media a cui ci hanno abituati negli ultimi anni. Qua non abbiamo citazioni vere e proprie come fa Kid Yugi. No, ma libri, abbiamo un bel uso delle parole. Una ricerca del lessico molto interessante. E secondo me. E abbiamo le barre, abbiamo i ritornelli che non rompono i coglioni, abbiamo la fotta, ricerca delle parole, del lessico, degli incastri, dei concetti. Minchia, bravo, avete fatto bene a dirci 22 Simba. Pensavo che mi dovete rompere il cazzo col vostro vicino di casa che faceva la bravo, drill. Bravo, anch'io pensavo questa cosa. Però il mio amico che fa drill. Guarda, l'unica cosa che non mi piace è il nome, però comunque il Re Leone. Sì, in realtà passa in secondo piano perché lui nel pezzo dice sempre 22. Sì. Ok, allora mi ricorda tanto anche 21, diciamoci la verità. Ok. E comunque 21. Che mi ricorda quella roba. Comunque dopo l'ultimo disco che abbiamo fatto la da vedere, che mi è piaciuto un sacco perché è andato a far soul R&B, non mi dispiace. C'è un altro pezzo di Simba, 22 Simba, che si intitola A Noi. Allora, fermo. Adesso la guardiamo off camera. Tu se già voi sei volete un ragazzo la reaction, bianco. No, non puoi. No, se volete la reaction mi scrivete qua sotto. Raga, A Noi. Solo A Noi, hashtag A Noi. Ok? Taggate i vostri amici. No! No! Ciao! Ciao!